Come si cuoce la carne al cane e al gatto? Una delle domande più frequenti che mi vengono poste, naturalmente, da chi fa diete casalinghe a cotto è proprio questa. In questo video andremo a cercare di capire quindi cos'è, come avviene la cottura della carne e come e quanto si deve cuocere la carne per il fine che vogliamo raggiungere nell'alimentazione del cane e del gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. La cottura della carne è un'operazione apparentemente molto semplice e praticamente anche molto semplice. È sufficiente mettere la carne in un posto caldo, che può essere acqua oppure può essere semplicemente una padella o un forno, e aspettare che raggiunga una certa temperatura. Detta così è molto semplice, ma quant'è la temperatura che deve essere raggiunta per poter considerare la carne cotta e soprattutto quanto tempo la carne deve stare a quella temperatura perché si possa considerare cotta? È quello che cercheremo di capire. Ma prima dobbiamo porci una domanda, direi fondamentale: perché si cuoce? Quando pongo questa domanda ai proprietari, le risposte sono differenziate. C'è chi semplicemente e culturalmente magari non si fida a dare la carne cruda, chi sa di dare carne che non è stata controllata da alcun veterinario, magari perché è presente nel suo cortile, sono animali suoi che macella domesticamente e quindi non si fida anche in questo caso a fornirli crudi. C'è poi qualcuno a cui la dieta a cotto è stata consigliata dal veterinario per necessità patologiche. Infine, qualcuno che vorrebbe fare le diete a crudo, ma non le fa perché il cane o il gatto non le apprezzano. Dal punto di vista sanitario, tutte queste motivazioni, che sono ugualmente valide naturalmente perché rispecchiano le necessità di ognuno dei proprietari, si possono riassumere a due. La prima è il miglioramento del sapore e vale in quei casi in cui il cane o il gatto non apprezza la carne cruda. La seconda, che racchiude un po' tutte le altre motivazioni, è quella sanitaria. Cuocio per uccidere i batteri, i virus e i parassiti. Del primo punto in realtà possiamo parlare ben poco, perché la cottura in questo caso non ha dei limiti precisi, ma è differenziata in base a quelle che sono le necessità del cane o del gatto singolo, nel senso che ci sono cani e gatti che apprezzano carne passata molto velocemente sul fuoco, giusto perché sia cambiata di colore la parte esterna e poi la mangiano. Ci sono invece cani e gatti un po' più gourmet, che apprezzano invece una carne ben cotta. Da questo punto di vista non possiamo fare granché, ma vorrei fare un appunto. Se la cottura non è sufficiente a sanificare, come vedremo tra poco, consiglio di trattarla in ogni caso come se fosse carne cruda. Ad esempio, quindi con il congelamento preventivo e usando tutte le misure igienico-sanitarie per la gestione della carne cruda che si fanno tipicamente nelle diete a crudo. Questo perché se la cottura non mi dà la garanzia di uccidere i batteri e i parassiti che io sto cercando di uccidere, di fatto, dal punto di vista igienico-sanitario, quella carne è cruda e come tale va trattata. Quando invece si cuoce per sanificare, su questo si può parlare molto di più, si può fare un discorso molto più approfondito. Questo perché ci sono tanti studi scientifici fatti principalmente per il consumo di carne umana in passato, che poi si possono tranquillamente applicare anche al cane e al gatto, relativi alla cottura della carne a scopo di sanificazione, a scopo di uccisione di batteri, di virus e di parassiti. Per cuocere correttamente, c'è bisogno non solo di raggiungere una certa temperatura, ma questa temperatura deve essere mantenuta anche per un certo periodo di tempo. Si parla di rapporto tempo-temperatura, che varia al crescere della temperatura, quindi all'aumentare della temperatura che viene raggiunta, diminuisce il tempo a cui è necessario mantenere questa temperatura. Questo perché i batteri, i virus e i parassiti hanno un tempo di sopravvivenza progressivamente minore quanto più alta diventa la temperatura a cui la carne è stata cotta. Ma chi ce lo dice a quanto corrisponde questa temperatura e a quanto corrisponde questo tempo? Naturalmente ce lo dicono le fonti scientifiche. La più semplice che sono riuscito a trovare è quella messa online pubblicamente dalla FAO, l'Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura, che ha raccolto varie fonti scientifiche, fonti diverse, che permettono di identificare la temperatura a cui la maggior parte dei microrganismi patogeni più frequenti vengono distrutti.
Vi mostro qui la tabella riassuntiva delle temperature che devono essere raggiunte per uccidere i singoli batteri. Naturalmente poi per ogni batterio ci sono anche delle fonti scientifiche ulteriori per cui si può approfondire per quanto tempo a temperature diverse da quelle indicate è necessario cuocere la carne per uccidere quel determinato batterio. Ricordo che non tutte le specie animali sono soggette ad essere contaminate dalle stesse specie batteriche. Possiamo vedere da questa tabella, per esempio, che tra i batteri più difficili da distruggere ci sono il Mycobacterium tuberculosis, che è il micobatterio della tubercolosi umana, e gli enterobatter, che possono interessare anche il cane e il gatto. Questi batteri necessitano di una temperatura di 75 gradi per 3 secondi, una temperatura che può sembrare semplice da raggiungere, ma in realtà non lo è, come vedremo tra poco. Prima però voglio farvi vedere un'altra tabella dove sempre la FAO, nella stessa fonte scientifica, ha raccolto la temperatura a cui è opportuno cuocere le carni provenienti da diversi animali per sanificarle relativamente alle malattie che possono essere trasmesse all'uomo. Per la maggior parte delle specie animali questi valori sono corretti anche per il cane e per il gatto, tranne per una specie che è il suino, perché nell'uomo non viene considerata naturalmente la malattia di Augeschi, di cui abbiamo parlato in un precedente video e che riporta la carne di suino da una temperatura consigliata da questa fonte di 71 gradi a una temperatura che almeno superi gli 80 gradi per diversi minuti. La temperatura a cui sicuramente viene ucciso è di 100 gradi per un minuto. Purtroppo non abbiamo fonti scientifiche relative alla temperatura di uccisione del virus di Augeschi a 80 gradi, quindi il consiglio è sempre quello di cuocere tanto la carne di maiale per essere sicuri di aver eliminato il virus. Ricordo che il virus è mortale per il cane e per il gatto. Per quanto riguarda le malattie parassitarie, tendenzialmente i parassiti sono meno resistenti rispetto ai batteri, per cui prendendo due parassiti tra i più pericolosi che si possono trasmettere dalla carne cruda, ovvero l'Anisakis e la trichinella, scopriamo dalle fonti scientifiche relative che Anisakis viene distrutto a una temperatura di 70 gradi per un minuto, mentre la trichinella viene addirittura distrutta a una temperatura di 60 gradi per 2 minuti, quindi una temperatura più bassa rispetto a quella a cui la FAO consiglia di cuocere comunque il maiale. Questo significa che la temperatura di cottura della carne di maiale deve essere sempre e comunque mirata ad uccidere il virus di Augeschi, in assoluto il patogeno più resistente all'interno della carne. Ma qui arriviamo al punto dolente della cottura della carne. Sì, perché il fondo di una padella banalmente riesce tranquillamente a superare i 100 gradi. Ma noi non dobbiamo cuocere solamente la superficie esterna della carne. Questa temperatura deve arrivare al cuore della carne, ovvero alla parte più interna della carne che vogliamo cuocere. Quando viene raggiunta la temperatura corretta? Per farvi capire meglio il problema, pensiamo a una pentola d'acqua che bolle per cucinare la pasta per noi. Notiamo che nel caso in cui l'acqua nella pentola sia poca, con lo stesso calore, quindi con la stessa potenza della fiamma del gas, entro pochi minuti si arriva a ebollizione, quindi tutta l'acqua è all'incirca a 100 gradi di temperatura. Quando però di acqua ne abbiamo molta di più all'interno della pentola, beh, ci impiega molto più tempo perché è molto più lento il trasferimento di calore dal fondo della pentola alla parte interna della pentola. Ora, fare un conteggio con l'acqua è abbastanza facile perché l'acqua è una sola sostanza ed è tutta uguale a se stessa. Discorso diverso è per la carne che, essendo una struttura muscolare composta da tante microstrutture diverse, non trasmette il calore in modo uguale in tutte le sue parti. La carne non è un buon conduttore di calore e le variabili che misurano la velocità di trasferimento della carne sono tantissime. Ad esempio, la carne è stata appena tolta dal frigorifero o è stata lasciata a temperatura ambiente per diverso tempo? Quanto grasso c'è all'interno della carne, quindi è una carne grassa o una carne magra? E quant'è il rapporto tra superficie della carne e volume della carne? Sì, perché tanto minore è questo rapporto, tanto più sarà il tempo di trasferimento del calore dall'esterno della carne, che di solito raggiunge immediatamente temperature altissime, almeno in una padella, al centro della carne, che invece ci mette molto di più. Ci sono diversi studi scientifici che hanno provato a capire come funziona il trasferimento della carne e hanno creato delle formule che si possono applicare. Formule complesse, più complesse.
Naturalmente formule del genere sono assolutamente inapplicabili in cucina, vengono utilizzate nelle grandi aziende che lavorano le carni, che hanno interesse alla cottura delle carni. In cucina sono praticamente impossibili da applicare. L'unico strumento che ci può essere d'aiuto in modo certo per valutare la cottura della carne è questo oggetto. Il termometro per alimenti. Il termometro per alimenti, che ha un costo abbastanza limitato, permette di conoscere sicuramente quant'è la temperatura al cuore del prodotto. In questo modo, almeno le prime volte che ci si comincia ad avvicinare alla dieta casalinga, possiamo essere certi di aver raggiunto le temperature che venivano indicate nella tabella precedente, quindi essere sicuri che in tutte le sue parti la carne è stata correttamente cotta. E per chi il termometro per alimenti non ce l'ha o non vuole usarlo, anche per le volte successive, perché chiaramente non si può sempre usare ogni giorno il termometro per alimenti, non lo usiamo nemmeno quando cuociamo la carne per noi. Un'indicazione ce la può dare il colore della carne, che cambia durante il processo di cottura. In generale possiamo dire che quando la carne ha completamente perso la sua colorazione rosata, siamo arrivati al cuore almeno a 75 gradi di temperatura. A questa temperatura, infatti, la sostanza responsabile della colorazione della carne, la mioglobina di colore rosso, che diventa metamioglobina di colore invece scuro, bruno, dai 60 ai 75 gradi di temperatura è stata completamente trasformata. A 75 gradi la carne è anche piuttosto secca. Questo perché quando si raggiungono i 65 gradi in cottura della carne, le fibre collagene che circondano le fibre muscolari iniziano a tendersi, iniziano a tirare e così facendo strizzano le fibre muscolari che contengono naturalmente dell'acqua. Questa azione meccanica fa sì che l'acqua fuoriesca dalla carne. Di conseguenza, una carne cotta a 75 gradi, se fosse una bistecca, per noi sarebbe quella che definiamo ben cotta. Quando si fa una cottura per il pollo o per le altre carni avicole, bisognerebbe, come abbiamo visto nella tabella precedente, arrivare a questa temperatura. Per altre carni diverse dalle carni avicole è necessario raggiungere una temperatura minore per aver fatto una cottura corretta dal punto di vista sanitario. È sufficiente arrivare, diciamo, a 65 gradi, quindi quando si inizia a perdere la colorazione rosata, per poter considerare ad esempio una carne bovina cotta correttamente. Naturalmente non bisogna cuocere troppo al sangue, perché se si cuoce troppo al sangue si rischia di non raggiungere una temperatura sufficiente per uccidere i batteri o i parassiti, che è quello che vogliamo fare. Di conseguenza, se cuociamo una carne che non è stata trattata correttamente o non è stata controllata, questa fase deve essere superata. Se invece vogliamo cuocere in modo molto leggero, lasciando una cottura al sangue, beh, è sufficiente prendere le precauzioni che si prendono per la carne cruda, per fornire un alimento sicuro al nostro cane o al nostro gatto. Un buon metodo per far arrivare la temperatura quanto più velocemente possibile a quella desiderata al cuore è quello di aumentare il rapporto tra la superficie della carne e il volume della carne. Mettendo un cubo di carne di 20 cm per 20 cm al centro non arriveremo mai a una temperatura di cottura, però se suddividiamo la carne a piccoli dadolini, magari di 1 centimetro o 2 centimetri di lato, aumentiamo la superficie rispetto al volume dei singoli dadolini e in questo modo raggiungiamo più velocemente la temperatura al cuore del prodotto. A questo proposito, comunque, c'è da fare un ultimo appunto. Nel caso in cui al vostro cane o al vostro gatto forniate carne macinata e non carne intera, o che comunque abbiate macinato o diviso sul momento, consiglio di fare particolarmente attenzione alla cottura. Dico questo perché la carne a pezzo anatomico intero è maggiormente contaminata in superficie, è più difficile che grandi quantità di batteri riescano a raggiungere la parte interna. Di conseguenza la parte più pericolosa, più ricca di batteri, perché nella conservazione anche in frigo un po' sono proliferati, è la superficie esterna, che è quella che dobbiamo sanificare maggiormente. Nel caso della carne macinata, però, dopo la proliferazione superficiale dei batteri, la carne è stata messa all'interno di un macchinario che l'ha rimescolata, portando quindi i batteri presenti all'esterno della carne a trovarsi anche all'interno della carne macinata. Motivo per cui, quando abbiamo a che fare con il macinato, bisogna fare particolarmente attenzione alla cottura. Se l'interno del macinato rimane crudo, è importante, ribadisco, trattare anche prima della cottura il macinato proprio come se fosse carne cruda.
Bene, amici di cani.it, voi che cosa ne pensate? Conoscevate queste informazioni relativamente alla cottura della carne? Oppure pensavate che bastasse, non so, mettere la carne sul fuoco per poterla considerare cotta per il cane e per il gatto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, oppure potete farmelo sapere nella sezione delle domande di cani.it. Io vi ricordo che, pochissimo a causa dei miei impegni, ogni tantissimo ci sono delle live sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di cani.it in cui parliamo un po' insieme degli argomenti più disparati relativi all'alimentazione del cane e che se siete interessati a una consulenza nutrizionale o una dieta casalinga formulata da me trovate tutti i recapiti qui sotto se siete su YouTube, qui sopra se siete su Facebook. Detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.